Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un filato misto lana e acrilico, composizione che comunque è già presente all'interno del nostro sito. Sfumato, direte voi, ce ne sono altri di misti lana sfumati presenti sul sito, vero? Ma la sfumatura che presenta questo filato è davvero unica. Analizziamolo nel dettaglio e capiamo insieme il perché. Vediamo il Barnes. Eccolo qui nel dettaglio il nostro Barnes, composto per il 30% lana e 70% acrilico, che si presenta così in gomitoli da 50 grammi per una lunghezza di circa 90 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo o dei ferri 6-8 oppure dell'uncinetto 5-7. È davvero molto morbido, credetemi, con delle sfumature uniche che avremo poi modo di analizzare in seguito direttamente con i nostri telini. Ma veniamo ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Consigliamo di lavare il capo che realizzerete a mano, quindi mi raccomando ad una temperatura davvero molto delicata che non superi i 30 gradi. Sconsigliamo l'asciugatrice, ma consigliamo piuttosto di riporre il capo lontano da fonti di calore eccessive e in una posizione piana. È possibile stirare la vostra creazione ad una temperatura che non superi i 110 gradi, non è possibile candeggiare, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Curiosi adesso immagino di scoprire le 6 varianti di colore di questo filato, quindi non perdiamoci in chiacchiere e vediamoli tutti singolarmente. La variante che abbiamo visto finora è la variante smeraldo, in cui vediamo ovviamente uno smeraldo predominante messo in contrasto con questo colore, diciamo, tendente all'aragosta. Analizziamo invece adesso la variante candy, queste dolcissime nuance di rosa che vanno da un rosa un po' più scuro, diciamo tendente al fucsia, fino ad un porpora e a un delicatissimo viola. Questa invece è la variante turquoise, dove vediamo un delicato turchese, eccolo qui, come vedete sapientemente lavorato insieme ad un marrone molto molto scuro, che però poi, eccolo qui, sfocia anche nel beige, anche se il tutto viene leggermente messo in risalto da questa linea molto delicata di un azzurro molto intenso. E diamo spazio invece adesso al viola con il Barnes Violet. Ovviamente ci sono tutte le varie sfumature di viola, da quello più scuro a quello più chiaro, che ovviamente arrivano fino ad un delicatissimo lilla. E passiamo invece adesso ad una bella tonalità che è quella green, in cui ci sono ovviamente tutte le varie sfumature di verde, da quello un po' più scuro, quindi il verde foresta, fino ad un verde prato, per poi essere intervallati da questo acceso lime. E concludiamo con la tonalità wafer, che è l'ultima. Qui vediamo invece un bel contrasto. Troviamo uno scuro prugna intervallato dal beige e da questa linea senape, tutti però perfettamente incastonati tra di loro per dar vita proprio ad un colore unico come questo che abbiamo appena visionato. Una stampa davvero lunga e molto molto particolare, dovuta alla sua polverosità, chiamiamola così, e a questo mix di sfumature che perfettamente come un cocktail si miscelano tra di loro fondendosi e dando vita a delle sfumature davvero molto particolari come quelle che abbiamo visto poc'anzi sul gomitolo, ma ancora meglio sui nostri meravigliosi telini. È davvero molto molto morbido, credetemi, quel 70% acrilico e 30% lana si fonde perfettamente insieme dando vita quindi a dei capi d'abbigliamento che potrete realizzare con questo filato super soffici. Pensate a un bel poncho da poter indossare, anche perché i colori sono tutti abbastanza scuri, tipici invernali, quindi che davvero potranno accompagnarvi durante tutti i mesi del rigido inverno. Sì, ma ben vengano anche sciarpe, berretti, scaldacollo, cappotti e cappottini. Ebbene sì, perché questo filato è adatto sia ai grandi che ai piccini, quindi è sicuramente molto molto versatile. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri prodotti, e ce ne saranno tanti di nuovi, quindi mi raccomando, seguiteci. Noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!